Intenditori di febbre, malattia, mal di gola, faringite, mal di testa, placche e nonno, buon 17 agosto, bambare pare, manco posso parlare ragazzi, minchia male, minchia allora veramente, è superstizione, 17 agosto è il numero disgraziato, guarda, 17 agosto. Cuppo Meges, dove sei Cuppo Meges? Mi hai fatto stare male Cuppo Meges, mamma mia. Comunque, non sto bene. Capito ieri che hai al gola proprio male. Con qualche linea di febbre. Però i pronostici li devo dare. Pronostici. Primo pronostico ammalato. Bare malato, bare fortunato. Ma speriamo. Iniziamo con la prima giornata di Serie A 2024 e 25. Innanzitutto, buon campionato a tutti ragazzi. Devo dire anche la mia. Mi fa male al gola. Usa come pare la presente che ha Tamoil. Cioè io a benzina. È come se qualcuno mi mette a benzina qua. Perché mi abbrucia troppo. Ma quando parlo un po' male. Comunque, volevo dire. Ieri hanno dato hanno stipulato tutti YouTube, giornalisti, il campionato. Ma io ho detto aspetto il fine calciomercato, che se vabbè, fanno come a roulette. Già Sabatini che disse vince l'Atalanta, non capisce un cazzo di pallone. Sì, l'Atalanta scoppia tra quinto e sesto posto. Dice l'Atalanta vince il campionato, l'Inter secondo, che cazzo dice, ma capisci un cazzo, perché ti pare perché l'Atalanta vince io là. La Coppa UEFA con le Leverkusen, aspetta, si leva Coppa Meges, eh? Come? Ma che cazzo dici? Atalanta campionato. Non c'era mai Atalanta. Comunque, detto questo, io stipulo anche io ad oggi purtroppo, perché Giuntoli purtroppo non ha preso i giocatori. Io vi ho detto una cosa, farò la classifica quando prenderemo tutti i giocatori. Veramente questa classifica la sa fare un po' dopo. Cioè, vicino così dice, a quando finisce nei prestiti del calciomercato, quindi il 31 agosto finiva veramente. Quindi io onestamente l'avevo detto, tutti sono fatti avanti, ma dico pure la mia, attualmente hai messo già il Cuppo Meges, un Xavi Calulo, un Xavi Gomez, un Xavi Conceição, la Juventus sono candela aperta, quindi attualmente è normale, chi sulla carta è l'Inter più forte. Quindi dico Inter vince il campionato, secondo dico Milan che è la squadra. Anche con Fofana, Morata, la squadra si è aggiustata. È il Milan più forte quest'anno. Ad oggi più forte della Juventus. Quindi dico Inter, Milan, Juventus, terzo posto, Napoli quarto, e poi Atalanta, Roma, Fiorentina, chi si dopo, tutta la fine. Quindi così si fa classifica. Però ripeto, non ne manco veritiera perché io devo aspettare la fine del calciomercato. Perché se la Juventus prende che 4-5 elementi, se li prende, io posso dire anche Juventus vince il campionato. Perché ha messo un buon vice campionato, fammi capire. Uscendo campo è la stessa dell'Inter. A difesa alla fine. Certo, Caballo, cosa non è, però si piglia, insomma, si piglia Calulo, più Bremer, più Danilo, insomma, potere buono. In attacco si placce segna. E con Cesao mi pare di prospettiva una cazzo giovane forte. Quindi stai calmo. Gomez, Nico Gonzalez là, è pure bravo, quindi perché non si può dire Juventus? Ma ripeto, i giocatori non ci sono, quindi attualmente, diciamo a 17 agosto, giorno di questa disgrazia del mio malessere, momentaneamente dico sempre Inter, perché la squadra è più collaudata, si conosce da tanti anni, quindi. E oggi a Genova, cosa fa l'Inter? Vince. Genoa 0, Inter 2. Gol di Thuram. Aspetta, ci siamo detto, fa male, braccia, attenzione, e dice il pendolino, attenzione, allora, quindi le partite in vigore sono queste, Genoa Inter 2, vince 0-2, Parma Fiorentina X2, gol di Goodson, Ken, però per me X2, un pare ci può stare, però vince la Fiorentina 2-1, Empoli Monza, 2-1 per l'Empoli, gol di Caputo, nella schedina metteremo uno X. Milan Torino 1 all'88esimo segnerà Morata, poi vedi. Domenica 18 agosto, Verona Napoli, la prima di Conte, 18:30, dai vince, Verona non c'è niente. Quindi dico 1-2, gol di Caramella, però nella scheda di metà X2. Lazio Venezia,
riscendendo in Serie B, Venezia, Gianni Ende, Lazio 1, 2-0. E poi lunedì Juve, la nostra Juventus con il Como, dico 3-1, gol di Vlahovic, butta la miccia caro Vlahovic, gol di Thuram e Dacas Luiz, rigore, dico lo prendo un rigorino, ce lo danno a Belotti, quindi Juve 3, Como 1, va bene? Ragazzi, ricapitolando, Genoa Inter 2, Parma Fiorentina X2, Empoli Monza 1X, Milan Torino 1, Verona Napoli X2, Lazio Venezia 1, Juventus Como 1. Non ho giocato che non mi piacciono, Bologna Udinese, che lì un pareggio ci può stare, Cagliari Roma, la pure un occhio a sorpresa, che a Roma, insomma, senza Lucazza, Cagliari in casa è pazzo, quello è gol sicuramente, non mi piace nemmeno. E basta, no? Questi due sono, giusto? Sì, mi pare, può darci, non lo so. Questi qua sono, sì, sono. Quindi questa viene, queste 1, 2, 3, 4, 5, 6, queste 7 partite, viene 10 volte la posta. Quindi 10 euro, 10 euro, 100 euro. Ora ti faccio giocare quest'anno il mio nuovo format. Siccome sono andato il 13 agosto, è il numero fortunato. Devi giocare ogni volta che faccio i pronostici 13 euro. E spero che i miei video li finisco anche al 13° minuto, va bene? 13 minuti, 13 euro, va bene? Oggi vedi, in barba, ma poi cambia sempre. Allora, invece di 3, quindi 10 euro, quello che ti ho detto poc'anzi. I 3 euro, ti faccio fare una bolletta fisse, che viene 976,89 euro. Le partite sono queste, quelle proprio fisse, no? Perché una pazza dobbiamo fare sempre. Genoa Inter 2, ascoltatemi bene. Parma Fiorentina 2, Empoli Monza 1, Milan Torino 1, Bologna Udinese X. L'Udinese quest'anno farà un bel campionato, vedi che ti dico. Verona Napoli 2, Lazio Venezia 1. Ah, mi sono dimenticato, Lecce Atalanta 2, Atalanta. Mi dice campionato Sabatini, che cazzo dice? A Lecce capisci può vincere. E nemmeno ti ha di più difficile, comunque. Juventus su Como 1, va bene? Praticamente ho messo tutta, no, ho messo, sì, qua ho messo tutta Serie A, tranne sempre sto Cagliari Roma, che per me, diciamo, è indecifrabile. Ragazzi, mi sento bene, purtroppo stiamo male. Via via quasi 3 anni che stavo male, veramente. Comunque, la mia classifica è questa. Attualmente l'Inter è la più forte, non c'è un cazzo da fare. Quindi, però anche è vero che in questi anni non c'è stata una squadra padrone, no? Una volta vince l'Inter, una volta Milan, una volta Napoli e ora l'Inter. Però è possibile che, capito? Ripeto, se la Juventus prende quei 4-5 giocatori chiave, ne hanno parlato mesi e mesi e mesi, soprattutto per questo cazzo di Cupumeques, e allora io ti posso dire che la Juventus può gareggiare per il campionato, se no. Mi dispiace, vincerà di nuovo l'Inter e ci sfotterà di nuovo. Comunque, interista, lo dico subito: vediamo a Roma, che a Genova. Io sto malato, però la partita vedo, anche non ho letto. Voglio vedere che Avaro non ti aiuta quest'anno. Mi raccomando, Marotta League, Gravino, non incominciamo a rubare subito, no? Perché già se vi danno un rigore oggi che non c'era, lo dico subito. Ma oggi voi vincete un rigore che non c'era, vuoi vedere? E poi c'è un rigore regolare per il Genova, non ce l'ho da Avaro, vuoi vedere? Vuoi vedere? Comunque. Ragazzi, io voglio finire il video al 13° minuto. Oh, dite la vostra. Io la classifica l'ho stipulata. Juventus. Scusate, momentaneamente, aspetta, perché ripeto, c'è un posto. Perché tutte cose possono succedere. Ad oggi calciomercato, ad oggi la squadra più forte è l'Inter. Quindi Inter, Milan, più forte. Juventus, Napoli, Atalanta, Roma sesta, Fiorentina settima, ottava Lazio. E poi tutti Torino, Udinese, Bologna quest'anno, l'Udinese arriva prima di Bologna. E quest'anno vedo inguaiate, il Monza vedo inguaiato quest'anno. L'Empoli no, l'Empoli farà un bel campionato. Lo scorso disse l'Empoli stava scendendo, ci stavo riuscendo. Dico il Monza quest'anno inguaiato, il Venezia non c'è niente, Venezia, Verona, Monza, questi tre non li vedo quest'anno forte forte ragazzi. Veramente. Parma invece farà. Si salverà tranquillamente perché la Roda, insomma, ha battuto la Roda 4-0. Il Parma ha dei bei giovani interessanti. Ragazzi, niente, vogliamo fermare al 13° minuto perché il numero 13 sarà fortunato per te. Va bene? Non mi sento bene. Ho visto comunque, dai, tanti miei colleghi che si sono ingazzati.
di questo Giundoli che purtroppo ad oggi non ha fatto una squadra degna di essere chiamata Juventus. Gli acquisti, ripeto, fino a maggio-giugno acquisti bellissimi, luglio fino a mo', quindi tutti i mesi di luglio fino al 17 agosto, quindi un mese e 17 giorni che diciamo si aspettava Cupo Meches, non è arrivato, si aspettava Nico Gonzalez, non è arrivato, però dobbiamo stare sempre ai piedi di questo ok, di Percazzila. Quindi noi siamo Juventus, io ripeto, Giundoli, se fosse per me, non ci darei più manco De Ciao Demiral, non ci darei più Demiral, non ci darei più giocatori a queste squadracce, guarda. Ecco perché io, guarda, fanno bene i juventini, odiano nemici di nessuno, guarda. Perché un giorno da Juventus, perché si spaventa che la Juventus diventa molto forte, capito? E Juventus è come pretendono soldi, guarda. Cioè la Juventus sta dando 55 milioni per Cupo Meglio più bonus e ancora stanno lì. Ma vediamo di qua, di là. Vattene da qua, guarda. Ieri poi ho visto Zig Zag con Manchester United, visto Manchester United. Che Zig Zag era da prendere, ragazzi. Chi lo che fotte di volarci, guarda. Ah, giunto, si pigliava Zig Zag. Ci fu un attimo, l'aveva presa Juventus, poi la palla è passata a Milan, era quasi fatta a Milan. Poi non so, mi chiesto Milan più Zig Zag con Morata. Ma anche la Juve, attenzione. Zig Zag è un grandissimo ragazzo, un grande centravanti. Veramente con Manchester United là. E adesso ho saputo anche che Manchester City, dice che ci hanno dato 70, ci daranno 70-80 punti, la manderanno in Serie B, che sarebbe la Championship inglese. Giundoli, ascoltami. Io sempre sono il tuo scout, perché appena mi vedi a 13 minuto. Prendi, non dico 13 giocatori, prendi buona parte dei giocatori del Manchester City. Come l'hai fallimento? Tutti i giocatori, che so, Alan, via da Alan, dopo che hai due soldi. Perché ora ci sarà la svendita Manchester City, come è capitato a noi quando abbiamo venduto Vieira, Emerson, Ibrahimovic, ora tocca a Manchester City. Quindi io spero che la cosa, come si chiama, Giundoli, vai a prenderti 3-4 giocatori del Manchester City, vai, fratello. Mi dispiace che tanti mi dicono con Giundoli, però in effetti, sai cos'è, insomma, stanno un po' dormendo per quanto riguarda il calciomercato, però secondo me la colpa non è loro, perché se loro là non sganciano, cioè, la proposta ce l'ha fatta, e chi stanno troppo addosso a queste, per Gomez, per Calulu, cioè io dico Giundoli, ma ci saranno giocatori più forti di Cupo Meches, di Calulu, di Nico Gonzalez nel mondo estero? Questa è la mia domanda, va bene? Per questo uno sapete, si ingazza, e come fanno i video con Giundoli, su questa cosa monetariamente c'hanno ragione, ragazzi, però abbiamo a noi a, ripeto, litigare carro o non carro. Speriamo che la Juventus farà un bel calciomercato e aspettiamo entro la fine di agosto, va bene? Quindi Inter, attualmente, direi, pronostico Inter come a momentaneamente vincita del campionato. Ragazzi, vi saluto, ce l'ho fatta fare 13 minuti di video. Ciao, pronostici, copia, in gol e vinci. Mare ammalato. E quei soldi metà compro i medicine.